Ragazze, allora finalmente vi posso dire la mia sui rossetti liquidi di Nabla, perché li ho presi l'altra settimana. So che non ce li ho da molto, ma si fa presto a farsi un'idea. È così, basta indossarli per una giornata intera e l'idea è già abbastanza chiara, insomma. Io ho preso due colori, li ho presi adesso perché non volevo prenderli su internet, perché ogni volta il colore non è mai quello che vi aspettate se lo scegliete su internet, e quindi ho aspettato di vederli in negozio. E poi, morale della favola, ho preso i due che avrei preso anche su internet, quindi va bene. Ho preso Grande Amore, che è quello che è su oggi, e poi ho preso Stronger, che è quello che vi ho fatto vedere su Instagram Stories, se mi avete visto. Insomma, se non mi avete visto e non mi seguite, trovate il link di Instagram qui sotto. Allora, Stronger mi piace tantissimo, è un colore particolarissimo, che tende un po' al grigio, mi piace veramente di brutto, di brutto, di brutto. E infatti era proprio quello che desideravo. E ne avessi dovuto scegliere uno, avrei preso questo. È veramente fantastico. Vabbè, comunque, qui parliamo di colorazioni. Allora, come si comportano? Io ho su Grande Amore da stamattina. L'ho messo stamattina verso le 10, una roba così. E ora sono le 3 quasi. Le labbra non seccano. Allora, la sensazione è quella quasi di non averlo. E le labbra non seccano per niente. Io quando ho messo Stronger l'altro giorno, l'ho messo verso mezzogiorno e l'ho struccato la sera dopo le 6, verso 6 e mezzo, 7, e le labbra non erano secche per niente, nemmeno quando lo sapete che a volte ci sono quei rossetti che non vi sembra che vi secchino le labbra. Poi però quando vi struccate, le labbra sono tutte piene di pellicine. Questo invece, dopo averlo struccato, dopo più di 6 ore, praticamente le mie labbra erano come quando lo avevo indossato. E questa devo dire che è la cosa più positiva di questi rossetti. Io non entrerò nel merito delle polemiche, non me ne frega niente, perché ognuno ha la sua opinione ed è giusto che la esprima. Poi i modi, insomma, vedete voi se sono giusti o sbagliati, però ognuno è giusto che esprima la sua opinione, quindi io non entrerò in merito a queste polemiche. Io sinceramente non ho avuto problemi con questo rossetto, perché ripeto, cioè è come non averlo. E poi un rossetto di questo tipo che si fissa e diventa matte, di solito tende almeno un pochino a seccare le labbra. Questo, ragazzi, io poi sapete che sono portatrice sana di labbra secche, un po' meno secche in questo periodo, ma comunque secche, mi seccano un pochino più con il freddo, ovviamente. Ma comunque ho le labbra quasi sempre secche. E quindi, insomma, che questo rossetto resti intatto e mi lasci le labbra morbide per così tante ore era praticamente quasi impossibile. E invece vi assicuro che questa cosa succede, cioè le labbra non seccano per niente. E ci tengo tantissimo a dirvelo perché questo secondo me è il lato più positivo. Poi passiamo agli stamp. Questo ce l'ho su da un po' di ore e non stampa. Se però strusciate un pochino, vedete, il dito si è colorato, perché comunque non sono tinte, ricordatevelo, ma sono comunque dei rossetti, però niente di trascendentale. Allora, cosa succede nell'arco della giornata? Io ve l'avevo già fatto vedere anche su Instagram, ma vi faccio un riassunto anche qua. Io l'ho indossato la mattina verso mezzogiorno, ho pranzato e qua in mezzo, praticamente mezze labbra non avevano più il rossetto da questa, proprio qui in mezzo. Non so, ho pranzato non stando particolarmente attenta, avevo mangiato un'insalata e dello stracchino, neanche cose troppo impegnative, però comunque il rossetto qua era andato via solo dalla parte sotto. La parte sopra era perfettamente intatta, perfettamente, proprio non era andato via nemmeno un pezzettino, insomma, solo sotto. Cosa ho fatto? Prima di provare a stratificarlo, l'ho riapplicato solo nella zona in cui non c'era più, perché mi sono detta: se uno se lo vuole mettere per andare fuori a cena, come si comporta? E quindi avevo fatto, insomma, queste prove. L'ho riapplicato però solo nella parte in cui era andato via. In quel modo, riapplicandolo solo nella parte, praticamente anche quando si era asciugato completamente ed erano passate diverse ore, si vedeva lo stacco, praticamente la parte sotto, che era quella che avevo da più tempo, era più scura rispetto a quella che avevo riapplicato. E quindi direi che quello è il metodo totalmente sbagliato. E
perché in ogni caso, anche se passano le ore e si asciuga bene, si vede proprio la riga da dove finisce quello vecchio, vecchio tra virgolette, e dove inizia la riapplicazione di quello nuovo, e quindi quello direi che è il metodo sbagliato. Stamattina ho fatto la stessa prova con grande amore, che non avevo ancora provato, e quindi l'ho messo stamattina in casa, è tutto il giorno che lo porto. E, ho mangiato sempre un'insalata, insomma, del pesce, e la stessa cosa era andato via sotto, sopra assolutamente no, però sotto era andato via. Cosa ho fatto? Invece di riapplicarlo dove mancava, l'ho provato a stratificare per fare un'ulteriore prova, per vedere se la stratificazione funziona oppure no, perché sapete che ci sono dei rossetti di questo genere che se li stratificate si staccano a pezzettini. Questo senza togliere la parte sotto che c'era ancora, praticamente l'ho ripassato tutto. Ho ripassato tutto il labbro sotteriore. Sì, ho ripassato tutto il labbro inferiore. E questo è il risultato. Praticamente non ci sono segni, non si vede lo stacco dove non c'era e dove c'era, non si vede niente. E il rossetto lo sento alla stessa maniera in cui sento quello di sopra, cioè non appiccica e non ha fatto strato. Troppo strato e non si sgretola niente di niente. Le labbra sono ancora morbide come sono quelle di sopra. E quindi, insomma, devo dire che non si comportano per niente male. Stronger l'altra volta, avendo fatto questa cosa che si vedeva, siccome poi ho fatto merenda con una mela e al cibo proprio non regge, almeno sulle mie labbra, era andato via di nuovo, allora ho deciso di toglierlo con una salvietta e di riapplicarlo. Anche in quel modo le labbra sono rimaste morbidissime. Questa, ragazzi, ci tengo a dirvelo perché è la parte migliore. Allora, poi sulle mie labbra di solito i rossetti, anche di questo genere, non durano tutto il giorno, nemmeno se non mangio. Allora, se bevete non succede niente, se mangiate va via, ma di solito io anche con questo genere di rossetto, se non mangio, dopo un po' mi va via, perché comunque tengo a leccarmi spesso le labbra, a toccarle, insomma mi va via. Per esempio, Kat Von D, i rossetti liquidi di Kat Von D non mi durano veramente, mi durano ma massimo un paio di ore intatti e poi devo riapplicarli. Questo invece, se non mangiate, ciao, ve lo scordate e praticamente lo tenete su 100.000 ore. Quindi, se dovete uscire fuori per una serata dove sapete che non andate a cena o che non mangiate, questo, cioè, è una sicurezza perché praticamente non va via assolutamente. Invece, ripeto, per esempio, i Kat Von D, che mi piacciono tantissimo come colorazione, non mi durano, cioè, mi durano pochissimo, anche solo parlando, bevendo, insomma, facendo le cose classiche senza mangiare. Questo invece, cioè, se non mangio, ragazze, c'è ore, quindi posso uscire tranquillamente, perché spesso quando ho i rossetti dico oddio, magari mi guardo ogni tanto per vedere se sbavano, per questo invece si fissa e ve lo scordate. Allora, ho sentito dire che sto parlando un sacco, però vi voglio dire tutto quello che ho visto, insomma. Ho sentito dire che sul contorno labbra tendevano a sbavare un pochino. Boh. Sulle mie labbra, sul mio contorno labbra non sbavano, cioè come lo metto resta. Ho sentito dire da alcune che va sui denti, anche quello. Sui denti non ci va, ma non ci va se lo applicate bene, perché se lo applicate male ci va sui denti. Cioè, se ne applicate un quintale dentro, ovvio che chiudete la bocca e vi si stampa tutto sui denti. Allora, voi lo mettete poi, classico trucchetto, mettete il dito, togliete e l'eccesso va via. Se ovviamente ne applicate un quintale anche dentro per arrivare più in fondo, ovvio che sì, vi si stampa sui denti, ma se lo applicate in modo corretto non vi si stampa sui denti. Non me lo sono ritrovato in giro per la faccia nonostante l'abbia tenuto 6-7 ore, quindi anche quello non è successo. E ripeto, il contorno è perfetto. Neanche dopo 6-7 ore si era sgretolato o era sbavato o comunque si era, a volte ci sono quei rossetti che tendono un pochino a fare le righettine sul contorno labbra. Questo sinceramente no, ve lo direi perché comunque vi ripeto, vi ho detto che Kat Von D, nonostante la super fama, non mi durano veramente il tempo di dire mi sono messa il rossetto fra un po'. Invece questo, ragazzi, cioè io non so che dirvi, cioè dura veramente tantissimo, ma poi dura tanto ed è confortevole dalla prima ora fino all'ultima, capito? Era confortevole la prima ora ed era confortevole allo stesso modo la settima ora, quindi che vi devo dire? Ovviamente se siete, cioè se ci tenete che una cosa sia completamente naturale, cioè naturale, non completamente naturale o biologica, questi non sono per voi.
Sono vegan, quello sì, ma sono soltanto vegan. Ve lo dico così, ma lo sapete sicuramente, quindi tutta questa polemica lo sapete che c'è stata. Se ci tenete, che una cosa sia naturale o biologica, ovviamente non prendeteli, perché non sono né naturali né biologici, sono soltanto vegan. Nabla è chiara su questa cosa, però vabbè, insomma, io ve lo dico. E ora vi faccio vedere le colorazioni perché come si comportano, io ve l'ho detto, c'è cioè più di quello che non credo di dovervi dire altro. Vi faccio vedere. Allora, il packaging è così, io non l'ho, cioè, non li ho tolti, non credo che li toglierò. E credo che ne comprerò altri, ve lo dico già, perché mi sono piaciuti tantissimo. Volevo anche uno dei nude, due nude ci sono sul marroncino, volevo anche uno di quelli, ma volevo provarli prima, quindi ho preso quelli che mi piacevano tantissimo. E sono indecisa su kernel, però non lo so, gli scuri non lo so. E ne prenderò sicuramente un altro. Comunque andiamo avanti. Il packaging è questo: esternamente è in plastica, dentro è in cartoncino. Ci sono tipo le galassie, le stelle, è bellissimo. Poi il cartoncino è tipo vellutato, insomma, è morbido, è bellissimo. Il rossetto in sé non esce. È fatto così, il sotto è in plastica opaca, il sopra è in plastica color oro rosa ed è bellissimo. Il packaging è molto elegante, c'è la scritta Nabla in oro rosa e il nome del rossetto è sopra. Questo, vi ripeto, è Stronger ed è l'amore vero. Il profumo è di cocco e vaniglia ed è buonissimo. È un profumo delicato ma super buono. Questo è Stronger, come vedete sono pieni, pieni alla prima passata. Vedete? Cioè sono pieni, veramente pieni. Non hanno bisogno di essere stratificati perché non serve proprio perché il colore è subito pieno, il rilascio è subito pieno, completamente pieno. Questo è Grande Amore, che è un colore bellissimo. Vedete? Ora voi lo vedete molto più chiaro perché c'è un sacco di sole oggi, però sulle mie labbra mi aspettavo, cioè mi piace tantissimo perché quando l'ho preso mi piaceva, però avevo paura che fosse troppo flash, invece no, è un colore bello, bellissimo, abbastanza neanche troppo chiaro, ecco, diciamo così. Questo è Grande Amore, vi faccio vedere il rilascio. Cioè lo vedete? Cioè aspettate perché l'ho messo, eccolo. Questo è Grande Amore, guardate che meraviglia. Allora, ve lo voglio paragonare a... vedete già che sono diversi, però siccome me l'ha ricordato un pochino, ve lo faccio vedere. Questo è Exotic di NYX, ve lo faccio vedere, delle lingerie. Vi faccio vedere la differenza perché potrebbero sembrare simili, ma poi alla fine non sono poi così. Allora, già si vede la differenza, vedete? Exotic non è pieno come colore, va ripassato. Invece avete visto in aula, sono veramente pieni alla prima passata. Questa è la differenza comunque. Sono, diciamo che appartengono alla stessa famiglia, però questo è sicuramente più acceso e più pieno come colore, vedete? Comunque diciamo che appartengono alla stessa famiglia, perché io se non compro rossetti simili non sono contenta. E quindi vabbè, insomma, però non sono proprio uguali, si assomigliano ma non sono identici. E costano 14,90 euro, mi sembra 14,95, insomma poco meno di 15 euro, ma ragazze li valgono davvero tutti, cioè non me li ha regalati nessuno, li ho pagati, quindi vi dico la mia opinione sincera, ve l'avrei detta lo stesso, vabbè, però voglio, cioè ci tengo a dirvi questa cosa. E io ripeto, ne comprerò sicuramente altri. Sono tutti belli, a parte l'azzurro che cioè, non ha senso di esistere, cioè veramente non mi piace, non mi piace poi su nessuno, cioè tutte quelle che ho visto che l'hanno provato, mi prude il naso, non mi piace su nessuno, quindi è un colore davvero difficilissimo. Gli altri mi piace quel verde petrolio, insomma non lo porterei, però mi piace, è bello il nero perché è un nero intenso, insomma sono belli nude, sono belli tutti ragazze. Però, insomma, poi scegliete quello che volete. E niente, vi ripeto, ne comprerò altri perché mi sono piaciuti tantissimo. E se avete qualche domanda, fatemela qua sotto, ma io credo di avervi detto, cioè, tutto o quantomeno le cose fondamentali, ma credo tutto. E niente, spero che questo video vi sia stato utile, anche se so che ne hanno parlato. Cioè, ne ha parlato chiunque di questi rossetti, soprattutto perché c'è stata questa polemica.
Io sono arrivata dopo la banda, ma ci tenevo lo stesso a dirvi la mia, insomma, se mi seguite magari vi fa piacere sentire anche la mia opinione. E quindi niente, vi mando un bacione, spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa essere stato utile. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su, condividetelo con i vostri amici e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze!